Andiamo a vedere altri aspetti delle questioni legate alle onde. Come al solito, altri aspetti in cui cerco di chiarire come dei fenomeni naturali si legano a quello che stiamo cercando di descrivere matematicamente o no, qui e in altre parti di programma. In particolare, le onde si legano e si legheranno molto anche alla prossima lezione, alle questioni legate alla risonanza, per esempio. Dunque. Allora, domanda numero uno. Perché il mare, almeno di giorno, è azzurro? È chiaro che di notte è nero. Perché di giorno il mare è azzurro? Allora, uno può osservarlo per qualche giorno e noterà che in realtà il mare non è che sia azzurro, il mare ha esattamente lo stesso colore del cielo. Quindi se il cielo è azzurro, il mare è azzurro. Quando il cielo è coperto di nuvole, il mare diventa grigio esattamente come il cielo, più o meno scuro a seconda del caso. Anche zonalmente, se in una zona il cielo tende, noi abbiamo davanti il cielo che sul lato sinistro è azzurro, sul lato destro c'è un temporale scuro scuro, il mare da quel lato tende a essere scuro, dal lato sotto l'azzurro tende a essere azzurro. Quindi si comporta abbastanza come uno specchio, non uno specchio levigato. Non riflette le immagini perfettamente di solito, ma insomma si comporta abbastanza come uno specchio. Quindi la prima informazione importante è l'acqua. Questa è l'acqua, quando entra la luce e viene riflessa, adesso qui c'è un meccanismo di rifrazione, quello che vogliamo, ma insomma la luce viene riflessa dall'acqua, ha vari dagli strati in profondità, da quelli in superficie, insomma abbiamo vari livelli di riflessione. Non acquista delle dominanze cromatiche particolari, come arriva viene riflessa. Quindi le molecole dell'acqua, come la ricevono, ce la rispediscono, diciamo così. Se arriva a una frequenza, una certa, insomma, una frequenza di 400 nanometri, scusate se uso la lunghezza d'onda invece della frequenza, ma ogni lunghezza d'onda corrisponde a una frequenza, se arriva a 400 nanometri, mi rimandano che siamo verso il rosso. Scusate che siamo verso l'azzurro, il blu, il violetto, mi rimandano il violetto e se gli arrivano 700 nanometri, che siamo più verso il rosso, quindi mi rimandano il rosso. Diversa è la questione per il cielo. Se noi il cielo è azzurro, appunto il mare è azzurro perché il cielo è azzurro, togliamo le nuvole, quindi abbiamo il mare azzurro perché il cielo è azzurro. Ma da dove arriva la luce azzurra del cielo? Allora, prima cosa che constatiamo è che il cielo intanto è luminoso. Se qualcuno di noi ha mai visto le immagini sulla Luna, la Luna è tutto nero, tranne un fuoco bianco sullo sfondo che è il Sole. Quel fuoco bianco che si vede, questa è la superficie della Luna con i crateri e gli astronauti. La bandiera americana, adesso cinese. Insomma, questi sono tutti, tutto è nero sullo sfondo, questo è bianco, gli oggetti illuminati dal sole sono bianchi, fine, tutto bianco o nero, questa è la realtà, non c'è nessun azzurro. Se noi guardiamo verso il sole, ovviamente ci accechiamo immediatamente, se prendiamo degli occhiali neri per filtrare, quello che vediamo è che il sole è bianco. Noi vedremo lo sfondo nero intorno, vedremo lo sfondo nero con i nostri occhiali neri tutto intorno. E poi vediamo qui un chiarore che non ha, beh, sarà condizionato dal colore della lente degli occhiali neri. Insomma, è un chiarore in cui non si identifica una componente azzurra in particolare, sicuramente questa componente azzurra non viene dal Sole. Quindi questo azzurro viene dall'atmosfera, non dal Sole. Quindi abbiamo il pianeta Terra. Poi osserviamo appunto che noi abbiamo, a differenza di quello che succede sulla Luna, dove qui praticamente l'astronauta proietta l'ombra, l'ombra è nera e tutto intorno è bianco, e ogni sasso per terra proietta la sua ombra e dove c'è l'ombra è tutto nero, intorno è tutto bianco, a Terra è completamente diverso. A Terra se io ho il Sole alto, se io sono qui, ho una bandiera, una persona qui, questa si proietta un'ombra sicuramente, ma anche nell'ombra noi li vediamo gli oggetti. Perché arriva la luce riflessa dal cielo, il cielo è tutto luminoso, quindi abbiamo luce diffusa, ma da dove arriva questa luce diffusa? Appunto arriva dal cielo, dall'alta atmosfera. Così dire, se questa è la Terra, circondata da un'atmosfera che per carità non è così spessa,
almeno le parti di rilievo per noi non sono così, cioè anche più spessa, ma le parti diciamo respirabili sono sottilissimo spessore qui attorno, e poi si va ancora con aria nella stratosfera, ma insomma. Allora, se noi guardiamo cosa succede, dobbiamo arrivare alla conclusione che tutto questo cielo azzurro che noi vediamo come se fosse azzurro il cielo, è proprio come se letteralmente fosse un soffitto. Noi siamo qui sulla Terra, e il sole è qui, noi vediamo questa luce, ma noi guardiamo il cielo, lo vediamo azzurro e luminoso come se fosse un soffitto, proprio. Da dove arriva questa cosa? Bene, l'evidenza è che quindi arriva la luce del sole al cielo e le molecole del cielo ce la rimandano a Terra. Da tutte le posizioni le molecole del cielo la rimandano, io sto osservando qui in un punto sulla Terra, e da tutte le posizioni le molecole del cielo mi rimandano la luce. E se questa è la superficie terrestre, questa è quella che mi appare come una volta azzurra, quello che sta succedendo è che su questa volta azzurra arriva la luce, io sono qui. E questa arriva fino ai miei occhi, io da tutte le parti vedo questa luce azzurra che in realtà arriva sempre dal sole, si suppone. Quindi sono le molecole dell'alta atmosfera che mi stanno riflettendo la luce. La riflettono verso di me in particolare? No, allora la riflettono da tutte le parti, chiaramente, se io mi sposto qui continuo a vederla. La riflettono ovunque. Io quello che vedo, a che vuol dire che riflettono questa luce? Vuol dire che siccome l'energia a sto mondo si conserva, se questa è una molecola, la luce invece che passare e andare dritto si ferma, questa non c'è, e viene riflessa in qualche direzione intorno. Si ripartirà magari in più direzioni, ma insomma questa è la scena che succede. Allora a questo punto uno si domanda, tutta la luce? No, chiaramente no, se fosse tutta la luce il cielo sarebbe bianco, e in effetti in certi momenti lo è. Ma in parecchi momenti della giornata il cielo è bello azzurro, quindi questo significa che mi sta riflettendo solo la componente azzurra della luce, non quelle le componenti rosse che mischiate assieme mi darebbero l'effetto del bianco. Quindi in realtà quello che sta succedendo, questa è la mia molecola, è che qui arriva luce rossa e passa, arriva luce azzurra e viene riflessa verso di me. Ma è possibile questo fenomeno? È possibile perché la molecola è un oggetto risonante. La molecola è una struttura, è una piccola emittente radio in un certo senso, l'atomo se preferite, ma è una molecola di due atomi. Vuoi che sia ossigeno, vuoi che sia azoto, sono due, sono molecole biatomiche di solito. Ci sono anche quelle a tre atomi, Ci sono anche quelle a tre atomi, il famoso ozono praticamente, eccetera, ma insomma, ecco, quelle con cui abbiamo a che fare, quelle che respiriamo, sono a due, sono biatomiche. Queste molecole si comportano come degli oscillatori, sostanzialmente, dei piccoli circuiti di risonanza elettrici, evidentemente. Abbiamo visto che quando abbiamo una banda di risonanza, c'è cioè una frequenza di risonanza che ha delle code fuori risonanza. Abbiamo visto che la potenza assorbita è data dal prodotto, diciamo, tra la forzante esterna e una risposta, che possono essere tensione e intensità nel movimento della corrente atomica, per esempio. Quindi abbiamo una corrente elettrica nell'atomo questa corrente reagisce a queste oscillazioni di campo elettrico, quindi al posto del potenziale possiamo mettere il campo elettrico che a sua volta muove le correnti elettriche. Come preferiamo, in parole, insomma, è un prodotto tra una forzante esterna periodica e una risposta del sistema periodico che ci dà la potenza che sta venendo assorbita. Abbiamo anche imparato che perché questa potenza venga assorbita, queste due, la potenza ha una media che è quella che chiamo potenza attiva, altrimenti è potenza reattiva. Devono essere in fase, cioè il coseno dell'angolo φ tra F e la risposta, che siano una tensione, un'intensità o altri tipi di risposta, per esempio se sono i due atomi di ossigeno, uno e l'altro, che cominciano a oscillare uno rispetto all'altro, colpite da questo campo elettromagnetico, cominciano a oscillare, allora la forzante potrebbe essere la forza vera e propria dovuta al campo elettrico che li fa oscillare, forza per carica. La risposta sarà la velocità con cui stanno oscillando.
Vi ricordate che forza per velocità dà una, fisicamente una potenza, dei watt. Quindi potrebbe essere questa, per esempio. Altrimenti, se preferiamo, possiamo considerare la tensione provocata dal campo elettrico e l'intensità di corrente che i movimenti di queste cariche stanno procurando. È lo stesso, otteniamo gli stessi risultati, perché stiamo scegliendo una forzante esterna, una caratteristica della forza esterna e una caratteristica della risposta del sistema che in prodotto ci danno una potenza assorbita. Mi piace tornare su questa formula perché mi serve nella prossima lezione, quindi non è male ricordarci che esiste. La formula quella quando si va a discutere delle impedenze, ecco, per discutere delle impedenze io discutevo dell'impedenza del rapporto tra queste due quantità, laddove il prodotto di queste due quantità è la potenza assorbita. E devo scegliere in modo tale, perché il sistema può avere tanti, la forzante esterna sul sistema può avere tante caratteristiche, appunto un campo elettrico e quindi una forza, oppure un potenziale. E noi possiamo scegliere come risposta un'intensità di corrente, un movimento fisico di masse, quindi una velocità. L'importante è che il prodotto tra le due cose mi dia una potenza. Questa potenza però abbiamo imparato che ha una media nel tempo, quando noi abbiamo la singola oscillazione, quindi questo è un gruppo di oscillazioni, arriva il fotone, la particella di luce, diciamo un gruppo di oscillazioni elettriche, questo produce un gruppo di oscillazioni di quell'atomo e questo atomo può assorbire la famosa luce che non passa, quindi niente, la luce non è passata, che non arriva oltre la nostra atmosfera, se piazzandoci dietro l'atmosfera, diciamo. Questa è la Terra e certamente se il Sole sta qui dietro la Terra è eclisse, noi vediamo opaco, ma questa è l'atmosfera intorno alla Terra. Il Sole potrebbe essere qui, noi siamo piazzati con una stazione orbitante, cioè l'atmosfera sta tra noi e il Sole, ma se non ci fosse l'atmosfera noi vedremmo il Sole. Noi possiamo vedere il Sole più opaco, è segno che le particelle di luce, i fotoni, questi gruppetti d'onda che costituiscono la radiazione luminosa, stanno venendo assorbiti dalle molecole dell'atmosfera. Quindi abbiamo un prodotto tra l'oscillazione forzante e la risposta oscillante del sistema che dà una media della potenza assorbita, passati un po' di cicli, che non è nulla. E questo perché sia così, siccome sappiamo che questo è proporzionale a questo coseno, è data praticamente al modulo di questo, per il modulo di questo, per il coseno dell'angolo tra le due. Allora, questo angolo tra le due le deve mettere un po' in fase, idealmente zero, ma devono essere in fase. Quando quest'angolo arriva a trovarsi a 90 gradi invece, allora il coseno va a zero, quindi anche se abbiamo potenza che viene istantaneamente assorbita dal sistema, che quindi reagisce oscillando, il sistema reagisce, scusate, risponde, restituisce potenza all'onda elettromagnetica che sta passando, la sua forzante esterna, e non si prende potenza. Quindi quello che succede in un caso in cui l'angolo φ sia grande, comincia ad andare verso i 90 gradi, è che il sistema istantaneamente assorbe potenza, ma la restituisce, la rispedisce fuori. Cosa vuol dire in concreto? Vuol dire che ogni atomo si sta trasformando in una antenna che assorbe per un po' ma riemette l'onda elettromagnetica. È chiaro che questa è la situazione che ci interessa, perché noi non ci interessa un cielo opaco, ci interessa un cielo che ci restituisce luce, la luce azzurra per l'appunto. Allora, quello che noi ci immaginiamo, noi sappiamo che quando siamo in zona risonanza, l'angolo, abbiamo visto quando abbiamo studiato i circuiti risonanti, che l'angolo in zona risonanza è vicino alla fase zero, tra queste due. Invece fuori dalla risonanza, l'angolo è dalle parti dei 90 gradi. Quindi è chiaro che noi abbiamo che le nostre molecole dell'alta atmosfera si stanno comportando come dispositivi che hanno la risonanza, ma non sull'azzurro. Adesso devo interrompere un attimo il discorso.